Non è proprio il massimo, dai, però. Ah, però. Vieni, va a danzare, va là. Avvocato? No. Diale le scuse. No, qua ci sono, è un lago a pago, ci sono solo carpe e storioni. Bella. Gattoni. Gatti. No, i gatti americani li mettono. No, mettono gli africani tra un po', non adesso. Ma qua c'è qualche americano qua comunque? Frotto salmonato, qualcosa c'è. Ancora? Comunque l'ho preso. Solo che dai alla fine si slamato. Ma li devi portare via se la becchi, mi sa. Sì, ho detto che puoi prenderla. Non la paghi mica. Ma no, so. Ma questa che era una foto che non credevo che tu pescassi, devo dire la verità. Ti è venuto su così? Ti è venuto su così? Devo venire qua per forza, diverso. Perché devi venire qua? Perché al cinema vuoi venire qua. Ah. Allora c'è bello, che almeno sono bello un po' fa due chiacchiere, ormai sta qui, ormai, perché è bigliato, ma a me a pescare veramente proprio più, quasi. Maroni che vengo a pescare tra merendine, pranzo mezzogiorno, biglietto, poi lui qua mi ha insegnato a pescare con col caviale. Cioè. 20-30 euro di formaggi. Cioè, ma che è? Che numero? Lo sdraino però fa. Sì. Oh, oh. No, no, è preso. Lo sdraino è fuoco. Dov'è che l'hai preso questo? È male. È solo colore un po' poco vivo, poco pescherezzo, se fosse nero. Sì, dovrebbe essere almeno così. Però è figo perché stendi bene la schiena lì, che non è poco. Però non sei attento alla canna, eh? Quelli lì da campetto sei più dritto, devo stare la schiena dritta. Vabbè che ho la schiena dritta, E questo qua che cos'è? Per una per... Mare. Da mare? Metti la schiena a fianco, però vedi, qua non diciamo che sono cose in strappo che se sta la canna dritta. Andavo con mio nonno da piccolo a pescare lì. E queste cose qua cosa servono? Per legarlo quando è chiuso. Così non ci va.
anche la canna è cartela. Nonno, anche okay. La canna è cartela. Rosolino, leggimo là in cima dove c'è il coso azzurro. Dove? Qua. Anche la canna, sul mulinello della canna. Voi? Dio buono, aspettate troppo. Verso l'acqua. No, no, aspetta, aspetta, lì, lì, lì. Lì, lì, lì che smuove. Vai, Berro. No. Dai, Dio buono. Adesso, bella. Questo però potrebbe essere anche un carpozzo, o no? È andata via strana, eh? No. È andata via bella decisa questa. Infatti. Carpozzo. Bella carpozza. Però domenica scorsa ne abbiamo preso molto più grosse. Sì? Vabbè, nera, questo è comunque un bel sviglio. Guarda, domenica, che guarda, guarda che bocca che c'ha. Domenica scorsa le abbiamo prese enormi, il doppio. Bella però. Sì, bella. Bella, sono belle sveglie. Guarda cos'è che conservava qua. Domenica scorsa ne ha tenuto uno un quarto d'ora. Poi mi è andata laggiù in fondo. L'anno scorso mi ha fatto la stessa cosa. Poi dopo, buona, pensavo di avere... Dico, avrà strisciato nel fondo e ho preso il fondo e si è slamata. Allora ho chiesto a Massimo, dico, ma che cazzo c'è là? Ma là c'è un masso di 350 quintali che quando era piccolo e bruno siamo riusciti a toglierlo via. Addirittura. Allora il pesce va sotto il masso. Che storia. Ciao ragazzi.